Allora, come abbiamo visto, le religioni di tipo africano hanno molto questo concetto della forza, questa forza primordiale, ecco, che muove tutto l'universo, che può in un certo senso essere controllata, dal mago, ecco, dallo stregone, e i concetti di anima, che come ho detto è un discorso molto complesso, che sintetizzando sono appunto concetti legati a un discorso di individui che posseggono più di un'anima, oppure di quest'anima che si può staccare dal corpo mentre l'individuo è in vita e può comunque frequentare altre realtà, ecco, altri mondi, altre dimensioni. E poi abbiamo il concetto di spirito, ecco, che è anche questo molto complesso, perché in realtà non sempre è definito che cosa, non sempre è definita la distinzione tra spirito e Dio, tra spirito e divinità. Nel senso che non è sempre capibile, ecco, se quello che si ha davanti sia uno spirito piuttosto che non un dio. Non tutte le tribù, ad esempio, hanno questa suddivisione. Adesso vediamo un po', giusto sintetizzando, cosa si intende con spirito. Oltre alle anime dei defunti, vi sono esseri che, sebbene appaiano talvolta all'uomo, per lo più operano invisibili. Si tratta di entità autonome, ben distinte dagli antenati e comunemente chiamati spiriti. Ad esempio, fra gli Ewe troviamo i cosiddetti Trowo, il cui numero è pressoché incalcolabile. In Swahili gli spiriti si chiamano Pepo, letteralmente vento, e hanno di solito anche un nome proprio. Poi, per quanto riguarda gli spiriti, ecco, ad esempio, qui è molto interessante perché ci sono anche, ad esempio, degli spiriti che vivono nelle foreste, negli alberi, ad esempio nell'acqua, che sono un po', potrebbero, ecco, essere un po' assimilati, ad esempio, al nostro piccolo popolo, per dire. Difatti, ad esempio, presso i Nubiani ci sono i cosiddetti Dogir, che sono degli spiriti acquatici del Nilo, sia dimoranti in antiche sorgenti o in luoghi solitari, che talora prendono persino l'aspetto di lupo mannaro. L'idea un po' delle fonti abitate da esseri è presente anche, ad esempio, nella mitologia greca. Vedi un po' le ondine piuttosto che le driadi, per dire, che abitavano gli alberi, per dire. Quindi sono tutte in realtà sono concezioni che in realtà erano presenti anche in Occidente, in epoca pagana, ovviamente. Poi, molti spiriti della natura influiscono sulla prosperità dei prodotti dei campi, in tal caso hanno assunto le funzioni di spiriti della vegetazione. Così lo spirito lacustre Mugasha fra gli Ziba, un popolo rivieraschio del lago Vittoria, considerato ora protettore dei bananeti. Numerosissimi sono gli spiriti che esercitano il loro benefico influsso sulle case nei villaggi, nell'ambito dei mestieri e delle classi sociali. Poi esistono un gruppo a parte che è formato dagli spiriti animali, con ciò non si intende il concetto di cui parleremo a proposito del totemismo, per cui l'anima di un individuo entra in un animale, ma di singoli spiriti associati a determinati animali, per esempio fra i Nuer, lo spirito Nabit dalla giraffa alla giraffa e Naya lo struzzo. Esistono inoltre spiriti che si identificano in un animale o ne assumono l'apparenza. Poi, in un capitolo a sé, il Friedrich, che era uno studioso di religioni africane, si occupa anche degli spiriti soccorrevoli. Racchiusi in tambure, zucche vuote, panieri o altro, di solito vengono evocati con arti magiche, o più raramente sono emanazioni di una divinità. Tra l'altro, il concetto di zucca è importantissimo perché la zucca, insieme anche allo specchio, in un certo senso, è la base della magia africana. Nel senso che cioè, una gran parte, ecco, dei riti africani proprio di magia hanno proprio a che vedere con le zucche e anche in un certo senso con gli specchi, soprattutto quelle per quanto riguarda la magia nera, specchi e vetro e bottiglia, ad esempio, e anche chiodi, ovviamente, sono proprio cose tipiche della magia africana, ecco, quella volta, ad esempio, a curare piuttosto che a fare del male a qualcuno. Niente, direi, e per gli spiriti posso concluderlo qui il discorso, nel senso che appunto ho sottolineato le parti più interessanti, ecco, che ci interessano. Poi, ecco, una cosa, tra virgolette, così divertente da sapere, è che in realtà questi spiriti, possono anche formarsi delle famiglie, nel senso che molte tribù, ad esempio, credono che uno spirito si sposi con una spiritessa femmina, diciamo così. E addirittura nascono dei figli, per dire. Poi questa famiglia di spiriti va a infestare un qualche luogo piuttosto che un albero, piuttosto che una strada. Tra
l'altro, una cosa interessante, stranamente, ecco, è che in realtà nei tempi antichi, gli africani erano convinti che gli stranieri portassero con sé degli spiriti molto forti. Ad esempio, il caso sia degli arabi, quando ad esempio arrivarono in Africa, e sì, anche degli europei, che ad esempio, giusto per dare un'idea, lo spirito che in realtà accompagnava gli europei dagli africani, dagli Zaramo, veniva addirittura chiamato Dungumalo, il rosso, che era propriamente questo spirito europeo che secondo loro gli europei hanno portato. E gli spiriti propriamente portati dagli europei venivano considerati molto forti, ecco, venivano considerati molto potenti. E anche per questo è il motivo che in realtà presso tutte queste popolazioni lo straniero viene accolto molto bene, in realtà, nel senso che c'è un forte senso di accoglienza dello straniero. Niente, direi che per quanto riguarda lo spirito, posso concludere qui, ecco. Nel prossimo video vi elenco brevemente le principali divinità, tra cui appunto poi leggerò anche, cercherò di leggere anche l'altra fonte per quanto riguarda le divinità femminili. Concludo il discorso sugli spiriti dicendo che, ad esempio, alcuni spiriti hanno con l'andare del tempo subito mutamenti. Per esempio, l'Imudimi, un gigantesco spirito silvano che attirava specialmente le donne e insegnava loro le arti mediche, è diventato un benevole consigliere, o meglio un malizioso spirito folletto. Quindi in realtà non sempre è chiara la distinzione tra spirito e Dio, e soprattutto non sempre è chiara la distinzione tra spirito maligno o comunque spirito positivo, o spirito benefico, perché in realtà più gli spiriti tendono comunque anche a essere catalogati in maniera differente un po' a seconda anche delle epoche o dei periodi. Questo per quanto riguarda il discorso per quanto riguarda l'anima e lo spirito, proprio chiamiamolo tra virgolette, nella teologia di tipo africano. Adesso nel prossimo video invece vediamo un po' i nomi degli dei propriamente detti, a cui aggiungerò anche i nomi delle dee, ecco, così vediamo un po' le principali dee del Pantheon africano.